You're gonna need lights to climb a mountain. You gotta keep the light close to you. I'll be the pillow when you're stumbling, and in my arms I'll keep you. Ciao, ti voglio raccontare una storia che sa di amaro ma sa anche di coraggio. C'era una ragazza che, come me, sulla sua strada una bulla incontrò. Questa bulla si chiamava Lucia e la prendeva in giro, e Nicole di amiche non ne aveva, e la mattina aveva paura a svegliarsi e affrontare la vita. Per lei niente più contava e a parlarne non riusciva. Vedeva tutti i suoi sogni infranti per una bulla di carta che voleva tutto ma non valeva niente. Ma se ci pensi, alla fine i bulli, come Lucia, son vigliacchi, son bugiardi e son perdenti. Nothing will ever make us part. Dove stai andando? Dovrei andare in bagno. E chi ti ha dato il permesso? Posso andare in bagno? No, torna in classe. Ma io devo andare in bagno, perché fai così con me? Ti ho detto che devi tornare in classe, e se io ti dico che devi tornare in classe, tu torni in classe. Io ti ho detto che non puoi andare in bagno e quindi mi ascolti e torni in classe. Grande vecchia! Presto! Strano, nostra, aspetta! Lo so, ma... Cioè, no, andiamo su! Eccole qua, ste secchie. Vai bene. You're gonna need lights to climb a mountain. E adesso ci facciamo una foto. Sorridi, cara. Secondo me, Nicole, devi trovare il coraggio di affrontarle. Gaia ha ragione, sennò se ne approfitteranno sempre di più. Cosa vuoi fare? Vuoi piangere ogni giorno? Per voi è facile dirlo, e grazie che adesso mi state dicendo queste parole, però quando loro arrivano non dite niente, non fate niente per difendermi. Scopro che intendi mettere il bigliettino qua dentro, quel nasino lì te lo ritrovi distrutto, e sono seria. Stai attenta. Ragazze, vi devo dire una cosa. A me dispiace troppo per Nicola, dobbiamo trovare una soluzione. Tu hai perfettamente ragione, ma dobbiamo guardare in faccia la realtà. Noi molto spesso gli voltiamo le spalle.
In effetti è vero, ma abbiamo paura. E tu la devi smettere di maltrattare Nicole. E devi subito cancellare la foto che gli hai fatto. Anzi no, dammela subito, così la cancelliamo noi per sicurezza. Altrimenti te la dovrai vedere con noi. E non solo con noi, ma anche con tutti gli altri. Siete serie? Non mi preoccupano le vostre minacce, primini. Se volete faccio una foto anche a voi e la pubblico, non ho problemi. Ma levatevi. Nicole, se l'ho affrontata io, la potrei affrontare perfino te. Se trovi il coraggio di farlo, saremo tutti con te. Nicole, ma alla fine il bigliettino nella cassetta del bullismo l'hai messo? È vero, Nicole, l'hai fatto? Ragazzi, mi dispiace, purtroppo non ce l'ho fatta, non me la sento. Oh, Gnora, comunque guarda che Bruno ha visto in bagno. Andiamo a parlarci. Ma che è parlarci? Questo qua lo dobbiamo menare. Allora, per la strada puoi venire con me a casa, cioè praticamente devi andare dalla discesa. Allora, la prima discesa o l'altra discesa? No, la prima discesa, no? Prendi la prima discesa, scendi. Ecco lo sfigato. E vieni con me a casa. Oh, stai zitto, se no ti arriva un pugno. Nicole, non ti posso vedere così. Dobbiamo trovare una soluzione. È facile parlare, però è un momento difficile e sto perdendo anche le forze per reagire. Oh, vecchio, hai sentito della foto? Sì, mi hanno detto che l'hanno già messo online. Ma di quale foto state parlando? No, niente, mi sono solo sbagliato. Ah, ok. Angeline, I know you're up, so burn another candle for me. I'm all alone, but I can almost see. You're standing there, your long black hair, you wear it on your shoulders so low, with all the curls just like the girls in Mexico. Oh, Angeline, oh, Angeline, I won't. Non preoccuparti, non ti ha visto nessuno, sono tranquillo qua. Angeline, it's been so long, you're never gonna make it like this. Running from your debts into your loneliness. Quindi se ho capito bene, ragazze, siete qui non per voi, ma per aiutare una vostra compagna, Nicole. Esatto, sì. Il problema è che da un po' di tempo Nicole viene maltrattata da ragazze più grandi di lei, di terza media, e ha molta paura di ne parlare con gli insegnanti né con i suoi genitori. Quindi cerchiamo di capire meglio. C'è qualcuno che infastidisce Nicole? Voi sapete chi è? Certo che lo dobbiamo dire, altrimenti lo dico io. Lucia e le sue amiche. Ok, allora ora parlo con Nicole per capire meglio cosa succede, poi magari ci riaggiorniamo. Vi ringrazio. Ti devo dire una cosa, però non ti arrabbiare. Abbiamo messo noi il bigliettino, siccome non lo facevi tu, per la commissione bullismo. Cosa avete fatto? Poi Lucia se la prenderà con me, non con voi. Non ti arrabbiare, l'abbiamo fatto per il tuo bene. Ti parlerà anche il professore. Tu parli così perché tu non sei al mio posto. E poi se viene Lucia mi difendi tu? Sì, certo, ti aiuterò, ma non da sola, assieme a tutti gli altri. Vabbè, forse hai ragione tu. I wish I had the perfect words. I really wanna tell you so bad that you were made for more than what your parents had. Buongiorno, prof. Ciao, Nicola. Ti ho fermato un attimo, volevo parlarti. Nicole, so tutto di Lucia, le tue amiche mi hanno detto, non devi aver paura di venire a raccontarci bene cosa è successo. Quindi magari ora non voglio toglierti tempo, però nei prossimi giorni pensaci, fissa un appuntamento così ci incontriamo. Sì, è che io ho paura di Lucia, però penso che mi fiderò delle mie amiche. Allora ragazze, eccoci di nuovo, ora abbiamo fatto chiamare Nicole. Avanti. Buongiorno. Ciao. Oh, and
Che belle amiche che siete. Nicole, non devi aver paura di essere qui, anzi, devi dire grazie alle due tue amiche, perché con loro e grazie a loro potremo cercare di aiutarti tutti insieme. Quindi iniziamo, fammi capire che cosa è successo. Profe, io la ringrazio, ma non so se ce la faccio parlare. Nicole, guarda che se non riesci a parlare, se vuoi parlo io col professore. No, no, ci provo. Nicole, parla tranquillamente, tanto tutto ciò che dici resta qui tra noi. Io non ce la faccio più, mi prendono in giro, a volte mi picchiano anche, e un giorno stavo andando ai servizi e loro non mi hanno lasciato andare e mi hanno bloccato il passaggio. Io veramente non ce la faccio più, hanno avuto pure il mio numero di telefono e mi inviano brutte cose. Avanti! Ciao! Mi hai fatto chiamare? Sì, vieni pure. Ma non pensi che sia grave quello che hai fatto? Beh, alla fine ho seguito quello che ha fatto Lucia e... ripensandoci... bello seguire gli altri senza... Beh, pensandoci senza... non avevo ragione, però... in quel momento no, che non ci avevo pensato. E quindi? Che pensi di fare? Di continuare a seguire Lucia? No, comunque ho già provato a dirle di smetterla, di cercare di fare più la brava ragazza, però... Però? Non lo so. Sto cercando di diventare amica di Nicole, ma... non sarà difficile, no? Speriamo. Sia tu che Lucia. Potresti portarla assieme a te, cercare di trascinare dalla tua parte. Sì. Ci proverò, ma non lo so. Ci riuscirai. I tell you the truth, but you don't want my word from me. Inseriamo il calendario do change. Per voi è un problema se ci riaggiorniamo magari dopo la prossima riunione per dipartimento? No, nessun problema. Io ho già un'idea, te la passo e voi poi mi fate sapere cosa possiamo ottenere. Cosa guarda, per cambiare. Seconde e terze secondo me non ci sono problemi. Okay. Con le prime aspetterei, però sentiamo anche le altre. A proposito, hai saputo dell'episodio di ieri? Purtroppo ho saputo. Queste situazioni si verificano sempre durante questi momenti nei quali le classi prime, seconde e terze sono insieme. I progetti trasversali sono interessanti, molto belli, costruttivi, ma bisogna trovare una soluzione poiché prime, seconde e terze insieme possono creare situazioni pericolose. Ma ciao! Hai cambiato gruppo da amichette sfigate? Le altre dove sono finite? Ti hanno abbandonata! No, che peccato! Hai finito di stressare? È meglio che ti calmi. Non sai cosa ti aspetta adesso. Ma non ti vergogni, grande e grossa come sei? Guarda che non abbiamo paura di te. Adesso vi dimostro perché dovete avere paura. I've seen better day. Lucia, guarda un po' là chi c'è. I've seen better days and now I'm putting up with thee. I had a way better time with the women down in New Orleans. Cosa vuoi fare? Guarda quanti siamo, te la vuoi prendere con tutti noi? Ah, ve la prendete tutti quanti con me? Vi ricordo che io non sono sola, ci rivedremo. Eccoci qui! Ora che siamo sole e solette! Adesso vedi cosa ti succede! Denisa, finisci, tu devi fare la felicità, ti ho detto di andare. Denisa, vattene. Basta, stai calma. Ti stai facendo male da sola, eh? No, ti ho chiesto di andartene. Calmati. Ti ho chiamata, no. Non ha fatto niente. Vattene. Calmati. Fatti gli affari tuoi. Vattene, ti ho chiesto di andartene. Per favore, vattene. Calma, stai calma. Io sono dalla sua parte, capito? Ti ci metti pure tu. Cia, calmati, guarda che lei non ha fatto niente, stai esagerando. Ma voi siete tutti matti.
Lucia, ascoltami, devi smetterla. Lei, poverina, non ha fatto niente di male. Siete voi che mi state voltando le spalle! Guarda che ho parlato pure con i professori, devi smetterla. E me ne dovrebbe importare, ci sei dentro pure tu e pure tu in questa situazione, quindi non scaricate la colpa su di me. Sì, ma noi ci stiamo pentendo e adesso stiamo cercando di farti pentire anche. Le cose le avete fatte, non c'è niente da pentirsi, questo è giusto. Giusto cosa? Lei, perché lo stai facendo? Cosa ha fatto? Perché di sì, ma la vedi? Sì, la vedo, non vedo niente di male in lei, è uguale a te. No. Times right now are nothing like they used to be. I tell you the truth, but you don't want my word from me. I've seen better days, and now I'm putting up with these. I've seen better days, and now I'm putting up with these. Ciao ragazze, possiamo parlare un attimo con Nicole? Women down in New Orleans. È solo per due secondi, non vi preoccupate, vi allontanate un attimo, poi venite. Ok ragazze, andate, non c'è problema. The country, she thinks that I am easy to rule. Nicole, siamo qui per chiederti scusa. Beh, in effetti abbiamo esagerato. Ci siamo fatti trascinare dalla Lucia senza pensare a come stai te. E ci siamo pentiti per questo. Accetteresti le nostre scuse? Sì, grazie per quello che mi state dicendo. D'ora in poi puoi contare su di noi. Lucia, ti dobbiamo parlare. Sì, infatti, secondo me stai esagerando con Nicole. Infatti ci abbiamo parlato e abbiamo deciso di stare dalla sua parte. Secondo me dovresti provare anche tu a diventarci amica. Ma siete scoppiate? Perché siete venute a dirmi questo? Io non posso diventare amica. Poi, ma mi è scoppiato il cervello. Perché adesso da un punto all'altro siete sue amiche? Vai a chiamare qualcuno. Anche se non se lo merita. Non scherzare, vai a chiamare qualcuno. Dai, riprenditi. Riprenditi, Lucia. Parli con i tuoi? Ho troppa paura e non vedo l'ora che finisca la scuola. Ma ti rendi conto che è una situazione che non può continuare così? E secondo te io cosa dovrei fare? Anzi, come posso fare con le mie forze? Sì, effettivamente hai ragione, però una soluzione bisogna trovarla. Grazie, meno male che ho un'amica come te. Proprio quello che mi serviva. Ciao! Adesso troppo, non ce la faccio più, sto pensando di parlarne con qualcuno. Bene, ho saputo che vuoi dirlo ai professori. Ti consiglio di levarti questa idea dalla testa. Per dimostrarmi che non lo farai, portami 1 euro al giorno. Ti avviso che lui picchia forte. Per fortuna che ti sei ripresa, non è successo niente. Meno male che ho un'amica come te. Lui picchia forte. Meno male che ho un'amica come te. Lui picchia forte. Meno male che ho un'amica come te. Bene, ho saputo che vuoi dirlo ai professori. Ti consiglio di levarti questa idea dalla testa. Per dimostrarmi che non lo farai, portami 1 euro al giorno. Ti avviso che lui picchia forte. Adesso troppo, non ce la faccio più, sto pensando di parlarne con qualcuno. Grazie, proprio quello che mi serviva. Ciao!
E secondo te io cosa dovrei fare? Anzi, come posso fare con le mie forze? Guarda! Oh, grazie! Proprio quello che mi serviva! Ciao! È uguale a te? No! In fondo Denise aveva ragione. Io e Nicole non siamo poi così diverse. Ho riflettuto molto su cosa dirti in questo momento e ripensando a tutte le brutte parole, tutti i brutti scherzi che ti ho fatto, cioè mi sono immaginata quanto male ti ho fatto passare e mettendomi nei tuoi panni ho capito di avere sbagliato. Anna e Denisa, cioè, mi hanno fatto capire il grande errore che ho commesso e in questo momento provo un grandissimo senso di colpa e le scuse so che non bastano, però io ci voglio provare e mi dispiace il fatto comunque che tra di noi rimanga odio, quindi vorrei rimanere comunque amica con te, anche se so che per te può essere difficile. Tranquilla, io non sono una persona che porta rancore, quindi posso perdonarti. Grazie. Siamo arrivati alla conclusione della nostra storia. Potrei dirvi che è vera, non lo è. È il riassunto di tante storie vere che ci hanno raccontato e che abbiamo sentito. Le storie possono essere diverse e può essere diverso il motivo che spinge il bullo a far soffrire una persona. Ma l'unico fattore che è comune a tutte queste storie e queste vicende è la sofferenza. Qual è il messaggio che abbiamo voluto trasmettere attraverso questa storia? Non aver paura di denunciare i fatti, perché nella vita non si è mai da soli. Ci sarà sempre qualcuno che potrà darci una mano a superare i momenti di difficoltà. Potranno essere amici, genitori, insegnanti. La vita è bella, nonostante in certi momenti si possa pensare il contrario. Ma ci sarà sempre un sorriso che ti illuminerà la strada. Devi solo avere la forza e il coraggio di cercarlo. In ogni storia di bullismo non abbiamo un bullo e una vittima, ma abbiamo due vittime. La vittima e il bullo, che è vittima di se stesso. Ricordati che nella vita ognuno di noi è importante, per se stesso e per gli altri. Un proverbio cinese dice: non chiedere a una goccia d'acqua di un fiume se è importante, perché essa stessa è il fiume. Chiedi a te stesso se sei importante in questo mondo. La risposta è sì, perché questo mondo ti appartiene. Sorridi e la vita ti sorriderà. You're gonna need lights to climb a mountain. You gotta keep the light close to you. I'll be the pillow when you're stumbling, and in my arms I'll keep you.